Sordi c'ha tanti aneddoti, ma quello che lui diceva Tuzzani, non... cioè io facevo l'aiuto regista di Polvere di Stelle, Tuzzani non era ancora così, abbiamo girato qua dentro, c'era proprio tutto un... abbiamo girato una settimana, c'eravamo 1200 ore, tutti i militari, i marinai per riempire tutto questo teatro, ed era veramente, insomma, gestire 1200 persone non era facile. E Sordi non disse che cosa avrebbe fatto. E improvvisamente c'erano tre macchine da presa, e si aprì il sipario e Sordi cominciò a fare tutti i pezzi meravigliosi dello spettacolo, quelli di Fanfulla, quelli che lui aveva fatto, e non c'era bisogno di dire alle comparse battete le mani, perché era una cosa, c'era il tripudio, ho visto Peduzzelli in tripudio, questa è stata una cosa meravigliosa di Alberto, che era veramente... Mandò avanti con la banana nocciola, però l'amore in treno, insomma, cantò anche le canzoni, però proprio i pezzi dell'avanti spettacolo, quelli proprio Giava, dove se Giava, Ischia, se beve, magna se fischia, se fa, insomma, tutti quei pezzi meravigliosi. No, ma quello che lui invece raccontava del braccio ingessato non è quello, è una cosa un po' razzista, però fa ridere perché facevamo un altro film che si chiama Che c'è guerra c'è speranza, che era tutto ambientato in Africa e poi c'erano da fare delle cosette... Roma, ci sono dei piccoli ruoli di neri, di africani, e quindi c'era una convocazione e Sordi, io facevo il regista, avevo scelto già un po' una trentina, quarantina di attori da vedere, la Safa Palatina, allora arriva Sordi e vede questi 40 neri, africani, e allora dice vado un momentino in bagno e torna con una mano completamente fasciata. E lui non capiva, dice allora fai entrare il ruolo, lui faceva il regista, allora ecco il signore e tale, e quello fa per andare alla mano, dice non posso, mi sono fatto male stamattina, c'ha la mano fasciata, non voleva dare la mano a questi neri sudati. Ecco, questa è una storia di piccola cattiveria, ma questa era sua. Sordi era cattivissimo. Era cattivissimo. Però appunto non lo nascondeva, infatti diceva anche, parlava anche in modo critico, degli attori più giovani della generazione nostra, diciamo. C'è una cosa stupenda che quello che è capitato a casa nostra, perché papà e mamma ogni tanto davano dei pranzi per gli attori, per stare tutti insieme, e in quel momento papà stava facendo dei primi film con Pozzetto, che aveva un grande successo, e quella sera c'era un grande successo. Pozzetto in quel momento era il Checco Zalone italiano. Sì, era proprio, c'era. E c'era anche Sordi, e allora Sordi era già arrivato, a un certo punto suona la porta, si apre ed è Pozzetto. Allora Pozzetto emozionato va da Sordi, e Sordi lo saluta e gli fa: ah, caro, ma tu sei Gogi o sei Renato? E con questo l'ha distrutto. No, cattivo, una volta incontrò Benigni a Nizza, era la prima volta che Benigni lo vedeva, mi disse presenta, ma... e lui gli si avvicinò ridendo come fa sempre Roberto e dicendogli: abbiamo appena fatto un film, ci siamo divertiti in mucchio, si chiama Papocchio, adesso uscirà, ma proprio ci siamo divertiti a morire. E Alberto lo guardò e gli disse: ragazzo, se ci divertiamo noi, il pubblico capace che non si diverte. Cioè, e appunto accusava, diceva agli attori più giovani, diceva: ma questi si preoccupano di come vengono sullo schermo, io non mi sono mai preoccupato, mi sono imbruttito, mi sono incarognito, mi sono incattivito. Infatti ha raccontato la storia di un italiano, come si chiamava quella serie che fece Giancarlo Governi per la Rai.